Piccoli cittadini crescono e Roma fa spazio alle loro esigenze anche in tema di mobilità con la sperimentazione della campagna nazionale Strade Scolastiche, promossa da associazioni di genitori, pediatri e ambientalisti. Obiettivo: liberare dalle auto le strade intorno alle scuole. A Roma le strade scolastiche coinvolgono 17 istituti. Negli orari di ingresso e di uscita gli agenti della Polizia Municipale transennano il tratto di strada vicino alla scuola, così da consentire ai bambini di entrare e uscire in autonomia e sicurezza a piedi o in bicicletta. Siamo andati a scoprire cosa accade in uno di questi istituti, la scuola primaria Malaspina in via Antonino Pio. Qui la strada viene chiusa ogni martedì due volte al giorno, al mattino dalle 7.50 alle 9 e il pomeriggio dalle 15.50 alle 17. Una chiusura totale anche se temporanea. I bambini diventano padroni del loro spazio per correre, pedalare e giocare. L'iniziativa è partita ad aprile e tutti i martedì, sia la mattina che il pomeriggio all'uscita da scuola, il tratto di strada davanti all'ingresso principale della scuola, via Antonino Pio, viene chiuso dalla Polizia Municipale per permettere la pedonalizzazione. I bambini e i loro genitori e tutti gli insegnanti arrivano a scuola a piedi e escono da scuola a piedi. E appena ho ricevuto la notizia sono rimasta entusiasta e ho cercato di coinvolgere tutto il personale scolastico, ma anche le famiglie degli alunni frequentanti il plesso. Ho contattato anche il mondo delle associazioni e il territorio, in particolare l'associazione Salva Ciclisti e i responsabili della pagina Facebook Mobilità Sostenibile, che mi hanno da subito supportato e hanno creato delle iniziative per coinvolgere le famiglie. All'inizio di questa avventura alcune famiglie erano un pochino titubanti, ma con il passare del tempo, con l'entusiasmo dei bambini e delle famiglie che fin dall'inizio insomma ci hanno supportato e hanno apprezzato l'iniziativa, c'è stata un'evoluzione positiva e anche un cambiamento delle abitudini, perché il personale scolastico che lavora in questa scuola, i bambini e le loro famiglie si sono organizzati per venire a scuola sia in bicicletta che a piedi, e questo ha favorito l'attività motoria dei bambini ma anche la socializzazione, perché i bambini sono rimasti fin da subito entusiasti dell'iniziativa e hanno accolto positivamente questa sperimentazione. L'anno scolastico sta per volgere al termine, speriamo di poter riprendere a settembre questa sperimentazione e che questa possa diventare una prassi quotidiana. Sono Alessandra Grasso e sono di Salva i Ciclisti Roma, un'associazione che promuove l'uso della bicicletta come spostamento in città, modalità di spostamento in città. Abbiamo abbracciato questa iniziativa sperimentale del Comune sulle strade scolastiche e ci siamo resi disponibili insieme a una pagina Facebook che si chiama Mobilità Sostenibile Ottavo Municipio ad organizzare i bicibus, e insieme a Giuseppe, che è il papà di una bambina che già veniva in bicicletta, abbiamo iniziato a raccogliere più adesioni fino a formare ben due bike to school, uno che parte dalla Montagnola, da Piazza Caduti della Montagnola alle 8 ogni martedì, e uno che parte da Piazza Leonardo da Vinci sempre alle 8. Poi ci incontriamo qui sotto alla piazzetta e veniamo tutti quanti insieme. Alessandro, sono il papà di una bimba della scuola Malaspina. Noi cosa abbiamo fatto? Semplicemente abbiamo partecipato, cioè siamo riusciti ad aderire con grandissimo entusiasmo a questa idea, a questa manifestazione che si chiama Strade Scolastiche, e quindi con la partecipazione abbiamo poi aggregato in maniera naturale intorno a noi tante classi, quindi la prima D, la prima E, ma soprattutto la cosa più bella è l'entusiasmo dei bambini. Io ho Francesca al mattino che si sveglia puntualmente prima della sveglia perché ha l'entusiasmo di andare a fare il bici. E quindi insomma riusciamo ad arrivare a scuola in maniera molto molto entusiasta, sorridente, e soprattutto facendo anche muovere i bambini, che è una cosa importante. Francesca beve pochissimo, arriva a scuola: papà, ho sete, devo bere. E quindi anche la mobilità per i nostri bimbi è una cosa molto molto bella.
quindi insomma noi non possiamo far altro che partecipare e anche ringraziare per questa iniziativa che ci permette di arrivare a scuola in modo sostenibile, che è la cosa più bella. Diciamo, abbiamo sfruttato questa sperimentazione delle strade scolastiche per, con l'iniziativa del Bike to School, che già esiste da numerosi anni nella città di Roma, aiutare genitori e bambini a raggiungere la scuola in modo sostenibile. Sappiamo che molto spesso il percorso casa-scuola è generalmente anche meno di un chilometro, quindi è più una questione sia culturale, di abitudine, ma soprattutto di sicurezza, perché facendo massa, diciamo, si aggiungono molti bambini e molti genitori, riusciamo a attraversare anche quei tratti che sono un pochettino più pericolosi, in particolare gli attraversamenti. Quindi diciamo che a lungo andare, facendo dei piccoli interventi sul territorio, diventerebbe facile riscoprire un modo sano di vivere la strada e finalmente rivedere bambini a piedi o in bicicletta raggiungere la propria scuola. Perché il T-Rex è la nostra figura un po' di rappresentanza per stare a indicare il mondo dei dinosauri, degli autosauri, contro la normalità di chi va in bicicletta, a piedi eccetera, che dovrebbe essere la cosa più naturale. Facciamo parte del gruppo dei volontari, appunto, che accompagnano i bambini insieme a Salve Ciclisti. Siamo una decina di volontari e i bambini al momento sono una ventina, ma stanno crescendo ogni bike to school del martedì e per fine anno speriamo di portarne tante altre e soprattutto di continuare questa buona pratica per il futuro e soprattutto per loro quando cresceranno, perché una mobilità diversa è possibile. Quindi come vai tu a scuola? Bicicletta, monopattino, zampe. Grazie T-Rex.